Un organigramma societario presentato in ritardo a causa delle note vicende societarie. Fuori per ora Dionisi e Aureli. Per il resto, gli stessi collaboratori di sempre. L'amministratore unico, David Miani, si presenta alla città e non nasconde l'esperienza negativa di Ancona e la conoscenza con l'ex DS rossoblù Ercole De Nicola, che però sostiene con l'Aquila oggi non c'entra nulla. È molto semplice perché prevede un amministratore che sarà il ruolo, diciamo, un po' da referente per tutti, che verrà ricoperto da me, un direttore sportivo che è Luigi Cima, che penso ho trovato qui e quindi continuerà nel suo rapporto, nel suo lavoro come ha fatto fino ad ora. Un team manager è un ruolo che è importante perché sarà quello che sta più vicino alla squadra, che sarà Piero Ruttiglio, e fondamentalmente per quello che riguarda le cariche, diciamo quelle un po' più operative, le stesse, l'allenatore come sappiamo rimarrà il signor Battistini. Stiamo lavorando per ripristinare il signor Greco alla Juniores, perché credo che sia giusto continuare su questo rapporto molto stretto fra squadra, diciamo, Juniores o seconda squadra, squadra giovanile, prima squadra. E per il resto non ci saranno nessun tipo di modifica, quindi molto semplice l'adattamento, che credo non sconvolgerà, insomma, più di tanto l'ambiente. L'Aquila Calcio si trova in un momento molto delicato, dice Miani, ma non finirà come Ancona, perché qui, dice, mi è stato prospettato un progetto di risanamento molto complicato e difficile, ma serio. Onore, afferma ancora, a chi in tutto questo tempo ha continuato a collaborare nelle difficoltà. Il riferimento è al mister, i giocatori e collaboratori. Posso dire che mi aspettavo qualcosa di peggio per come è, diciamo, la sensazione dall'esterno. Invece ho trovato una proprietà che, al di là di tutto, per esempio, nota molto importante che andrebbe sottolineata, è molto impegnata in maniera seria e anche puntuale, per esempio per il pagamento di tutte le scadenze e tutto quello che riguarda l'aspetto tributario fiscale. Non è un impegno così superficiale come magari uno potrebbe intendere, non è un impegno leggero,